Buongiorno, buongiorno e benvenuti al webinar Il provvedimento autorizzatorio unico regionale approfondimento, il webinar appunto di approfondimento che conclude gli incontri online su questa tematica. Sono Paola Pirani di Formez PA e vi dà il benvenuto a questo incontro online. Do il benvenuto anche ai relatori di oggi, Massimo Pugioni e Giuseppina Liuzzo, esperti di semplificazione Formez PA, ai quali a breve passerò la parola. Gli eventi online di questa tematica fanno parte concludono il quarto e ultimo ciclo del programma Dalla sospensione alla ripresa, un programma di informazione, formazione e affiancamento a distanza alle amministrazioni sulla ripresa delle attività produttive dopo questo periodo di emergenza sanitaria. È un'attività che fa parte del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione che Formez PA realizza su mandato del Dipartimento della Funzione Pubblica. Questo programma si è rivolto principalmente a tutte le amministrazioni coinvolte nel rilascio delle autorizzazioni per le attività di impresa, per poter dare degli strumenti utili per dare risposte tempestive alle imprese che hanno deciso di riaprire le loro attività o di ripartire ex novo. E allora in questo caso che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di affrontare delle tematiche importanti relative ad alcuni istituti di semplificazione, quali la conferenza dei servizi semplificata, il silenzio assenso, l'autorizzazione unica ambientale e questo di oggi, il provvedimento autorizzatorio unico regionale. A ogni tematica è stato seguito un webinar introduttivo, poi un webinar operativo con un gruppo di lavoro e poi uno finale di approfondimento dove poter esporre i lavori che si sono svolti in questo gruppo di lavoro. E oggi in questo webinar vengono presentati i casi studio per approfondire le modalità di gestione del procedimento e gli atti del provvedimento finale. Nel progetto supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione si sono svolte diverse attività fino al giugno 2020. Abbiamo avuto ben 109 eventi di sensibilizzazione e formazione con più di 23.000 partecipanti e 2.000 amministrazioni coinvolte. Sono partiti 7 centri costitutivi dei centri di competenza regionali per la semplificazione nelle regioni Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria, lavori di affiancamento e consulenza on the job, ben 14 indagini di monitoraggio ed è nata anche la rete italiasemplice.gov.it che è una rete di esperti, una comunità di pratica che mette in rete le competenze sull'attuazione degli interventi di semplificazione. Tutte le tematiche affrontate fino al giugno del 2020 le potete trovare appunto nelle slide, normativa emergenziale, SUAP e SUE, AUA, Covid-19, ruolo del SUAP, notifica sanitaria, semplificazione per le imprese certificate e tante altre. Per avere tutto, le nostre, i nostri, accedere a tutti i nostri eventi e i nostri seminari, basta collegarsi alla pagina Eventi PA al nodo 17455, lì troverete tutto l'elenco. Cliccare sul titolo di vostro interesse, sarete rimandati nella pagina di Eventi PA e lì troverete le slide e le registrazioni dei nostri eventi. Andiamo all'incontro di oggi. Dopo appunto l'accoglienza e l'apertura dei lavori, ci sarà la presentazione dei casi studi da parte di Giuseppina Liuzzo e Massimo Pugioni e poi ci sarà spazio per le risposte in chat. In chat potete continuare a scrivere le vostre domande che poi ci sarà data risposta nell'ultima parte del nostro webinar. Vi ricordo che la registrazione e le slide saranno disponibili già dalla serata di oggi al nodo 220094, che è la stessa pagina di eventi nella quale vi siete iscritti. Ricordo solamente una comunicazione che do sempre, ovvero che saranno attestati per l'iscrizione solamente coloro che sono iscritti all'evento di oggi e che hanno seguito e che seguiranno questo evento per almeno il 20% del tempo. A questo punto non mi resta che passare la parola a Giuseppina Liuzzo e augurare a voi a tutti quanti buon lavoro. Buongiorno a tutti, spero state tutti bene, ci si rivede dopo al webinar del 15 giugno per un approfondimento che gestiremo insieme al collega Massimo Pugioni. Allora, noi abbiamo preso spunto da tutti
i commenti e le considerazioni che sono stati prodotti a valle del webinar, quindi sia i commenti sia i quesiti, perché non è stata fatta alcuna proposta sui casi studio. Immagino anche che, data la complessità del procedimento, del provvedimento, non è venuto fuori, diciamo, uno stimolo, o un caso particolare da analizzare. Per cui con il collega Massimo Pugioni abbiamo deciso noi di prendere ad esempio alcuni casi già comunque con provvedimenti esitati da parte delle autorità appunto competenti e cominciare poi a esporli oggi in maniera tale da dare soprattutto risposta ai quesiti e appunto alle questioni che sono rimaste non in sospeso, ma che sono comunque rilevanti e che lo sono stato anche nei webinar precedenti. Quindi cosa è venuto fuori sia dall'ultimo webinar? Che effettivamente per molti è necessario riprendere alcune questioni con le quali ci eravamo lasciati nel 2019, e quindi questioni che attengono alle competenze e all'organizzazione. Ma vedremo che non è così semplice, nel senso che la norma ha lasciato spazio, autonomia gestionale in merito alla individuazione delle autorità competenti, come anche alle modalità di organizzazione. L'altra richiesta che veniva fuori era appunto utilizzare dei case history, cioè dei casi studio, in maniera tale da toccare in maniera più diretta e con esempi reali e applicativi tutti i risvolti della normativa. Vedremo poi nel dettaglio gli aspetti relativi alla conferenza dei servizi che saranno dettagliati meglio da Massimo Pugioni. Infatti questo era il terzo punto che è stato ritenuto prevalente da trattare o comunque da visualizzare. Capisco che molto spesso chi segue questi webinar non lavora già all'interno di staff o di uffici che gestiscono il procedimento e quindi hanno questo tipo di conoscenza approfondita. Eppure è vero che l'amministrazione pubblica poi delle proprie risorse può fare l'uso che ritiene meglio, per cui anche chi segue in qualche modo vuole prepararsi eventualmente a capire il proprio ruolo e le competenze da acquisire all'interno di questo procedimento. Quindi, come vedete al punto 4 delle slide, che a questo punto ho fatto in maniera molto didascalica, in maniera tale che diventano pure materia, diciamo, per approfondimento e se ci volete tornare in un altro momento. Quindi questo punto 4 viene fuori che oggi noi tratteremo e che comunque la richiesta che è stata espressa con maggiore vigore, l'aspetto delle competenze e delle organizzazioni, ma anche l'aspetto dell'inclusività del PAUR in ordine quindi anche all'efficacia dei vari provvedimenti che il PAUR sussume e assume. In alcune regioni vedremo che addirittura nei decreti di provvedimento finale è chiarito che la valenza di ciascuno dei provvedimenti, pareri, nulla osta e atti d'assenso emessi all'interno del procedimento di PAUR rilasciano la propria efficacia in maniera contemporanea e a partire dalla firma del provvedimento finale, ma non sempre è così. Quindi anche i dubbi che rimangono a ciascuno di voi e di noi sono dei dubbi, diciamo, leciti, ma attengono alla organizzazione che ogni amministrazione ha delle proprie competenze e quindi del proprio assetto istituzionale. Ripeto, tutti questi temi abbiamo cercato di condensarli in questa giornata, lasciando ovviamente spazio a eventuali ulteriori approfondimenti del caso.
Quindi come ci organizzeremo oggi? Ovviamente il primo punto, cioè riprendere il Taur dal punto di vista teorico, ermeneutico, tutte le accezioni che noi vogliamo della normativa, oggi non è assolutamente possibile perché significherebbe non rispondere ai vostri quesiti, mentre invece oggi vorremmo fare un webinar abbastanza pratico. Quindi quello di cui ci occuperemo sono queste problematiche che sono emerse, me ne occuperò io. La conferenza dei servizi PAUR, di cui si occuperà il collega Massimo Puggioni, la problematica che attiene a quello che abbiamo detto anche in questa parte introduttiva, cioè alla compatibilità in termini appunto di efficacia, in termini di durata degli altri provvedimenti inclusi e assorbiti dal PAUR, e poi la presentazione di quattro casi studio che adesso andrò ad illustrarvi. Andiamo con i commenti, perché è giusto che ad ogni commento, ogni quesito venga data una risposta o comunque il chiarimento richiesto. Il commento dice che noi abbiamo un approccio eccessivamente teorico. In effetti il PAUR è figlio di una importante messa in pratica di una teoria fondamentale che è quella del diritto ambientale. Voi sapete benissimo che la VIA non è così, non è così antica come procedimento e provvedimento, nasce alla fine degli anni '80 e il diritto dell'ambiente prima era semplicemente un diritto all'ambiente. Quindi gli aspetti in ordine alla teoria sono molto importanti, perché come vedremo, e lo vedremo anche nei casi studio che analizzeremo oggi, molta problematica legata alle cosiddette criticità del PAUR dipendono purtroppo ancora oggi, ma anche per riconoscimento da parte dei proponenti molto spesso, da carenze documentali degli studi e informative. Per cui che sono tra l'altro la base del giudizio di valore ambientale, perché comunque un giudizio di valore è quello che si dà dal punto di vista ambientale. Più gli studi di impatto ambientale approfondiscono le questioni e anche mettono in evidenza le problematiche relative agli impatti e alla capacità del loro superamento, meno tempo impiegherà il valutatore a appunto esprimere il proprio giudizio di valore sugli studi, sul progetto e sulle tematiche di contesto ambientale localizzativo. Per cui tornare sugli aspetti, della teoria significa tornare sugli aspetti chiariti dalla norma. L'evoluzione stessa del 152 in termini di VIA è stata indotta dalle problematiche, dalle questioni sollevate dall'Unione Europea rispetto alla necessità di aggiornare una direttiva che poco chiara probabilmente era stata nel sottolineare, nel rilevare l'importanza della qualità degli studi e della ricchezza e completezza delle informazioni. E con questo abbiamo risposto al primo quesito che è venuto fuori. Per cui, come è scritto in questa slide, la non adeguata competenza di sviluppatori e valutatori, appunto, a cui nessuna spinta di accelerazione potrà porre adeguata soluzione, e neanche nei confronti dei quali nessun responsabile di procedimento o gruppo istruttorio potrà dare il suo soccorso istruttorio. Cosa vuol dire? Molto spesso, è capita anche a me perché io sono in commissione regionale, molto spesso quando bisogna valutare uno studio di impatto, viene quasi la tentazione di dire al proponente: avresti dovuto guardare questo, non hai preso in considerazione quell'altro. Allora, quando si costruisce l'insieme delle considerazioni che poi portano alle valutazioni e quindi al giudizio, in qualche modo, a seconda poi del tipo di giudizio finale che si dia,
attraverso prescrizioni o attraverso altra soluzione, molto spesso chi valuta fa una sorta di soccorso istruttorio e questo non va bene. Tant'è vero che l'Unione Europea, proprio per rimanere purtroppo in un campo teorico, che invece è il campo pratico di sostegno per sviluppare gli studi, ha emesso ben tre linee guida. Uno per lo screening, il famoso articolo 19, che non fa parte del PAURO, perché il PAURO è quando tu assoggetti e via, però è molto importante. Già nello screening, nelle linee guida, c'è una tabella con i criteri, tabella che tutte le regioni e anche il Ministero comunque ha pubblicato nelle proprie linee guida. Quindi molto spesso chi sviluppa gli studi di impatto dimentica questo approccio, tra virgolette, teorico, che teorico non è. Quindi ci sono comunque tutti gli elementi di supporto per sviluppare coerentemente gli studi. Per la VIA, in particolare, le linee guida europee, ora tradotte anche dal Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, quindi anche dal Ministero dell'Ambiente, e pubblicate sul portale, prendetele nota, ne abbiamo parlato già in varie occasioni, addirittura hanno tradotto il manuale per la stesura dello scoping e quindi per la stesura della relazione che il proponente liberamente può sottoporre al vaglio dell'autorità competente per sapere se e come può essere esaustivo uno studio di impatto ambientale, ma soprattutto le linee guida tradotte in italiano che riguardano proprio lo sviluppo dei contenuti dello studio di impatto ambientale, che abbiamo messo in sitografia molte volte, a cui poi io rimando. Per cui l'approccio teorico, tanto teorico non è, nel senso che applica in maniera pedissequa e diciamo legittima tutte le aspettative, gli obiettivi di performance dello studio di impatto ambientale auspicati sia dalla direttiva che dalla norma. Per cui chi vuole entrare proprio nel merito di come si redige uno studio di impatto ambientale, che poi è diciamo, l'elemento trainante tutti gli altri valori ambientali che sono presi in considerazione per la valutazione dell'intervento, è meglio che comunque lo faccia, perché comunque lo studio di impatto ambientale dovrà tenere anche conto di tutti gli altri aspetti, soprattutto biodiversità e paesaggio, per come introdotti dal 104, che poi sono contenuti nelle altre relazioni, che portano anche agli altri pareri. Pensiamo alla relazione paesaggistica, ad esempio, che è uno degli aspetti fondamentali dell'ambiente preso in considerazione dal SIA, e altro. L'altro aspetto importante è che molto spesso si sottovaluta, sembra quasi che è un compito che dobbiamo assolvere, quello di dover fare questa benedetta valutazione di impatto ambientale. L'altro aspetto è che la valutazione di impatto ambientale mette in campo una pluralità di interessi pubblici rilevanti e che sono difesi dalla Costituzione. Quindi non è tanto teorico l'approccio, ma attiene anche a una sfera giuridica, della difesa dell'interesse collettivo alla tutela dell'ambiente. Per cui la completezza degli studi e anche il discorso molto importante che ha messo in campo VIA, cioè la partecipazione del pubblico interessato e non, rappresenta un momento molto importante della formazione del giudizio finale, come vedremo in uno dei casi studio che affronteremo oggi. Tra l'altro, ripeto, e lo abbiamo visto tante volte, la norma consente, e l'abbiamo visto prima con lo scoping, di produrre da parte del proponente in maniera assolutamente non vincolante, non obbligatoria, ma proprio per avere quel soccorso istruttorio prima di avviare la fase di VIA, appunto di produrre una relazione nella quale, quindi un metamodello dello studio di impatto ambientale per ottenere le eventuali osservazioni preliminari a parte dell'autorità competente e anche degli altri soggetti che sono soggetti interessati e soggetti competenti. Quindi questo approccio teorico è importante per far capire effettivamente che la norma dà già
delle misure di favor e di semplificazione al proponente che potrebbero consentire tranquillamente il mantenimento dei tempi del procedimento. E questi aspetti, chiamati noiosamente teorici, non vengono presi quasi mai in considerazione e si attribuisce sempre alla parte pubblica qualsiasi e qualsivoglia ritardo. Dico, non sto difendendo la parte pubblica, però sicuramente la sollecitazione da farsi e con costi davvero irrisori, forse anche pari a zero da parte del proponente, come delle autorità procedenti. Ricordiamoci che a via vanno anche le opere pubbliche, non sono soltanto interventi di tipo privato. Per cui questo, diciamo, soccorso istruttorio ex ante, la norma lo prevede in vari articolati. Altro aspetto, quindi, come vi potete rendere conto, dal momento che io devo esprimere un giudizio di valore, devo fare delle considerazioni, delle valutazioni, quindi devo mettere a confronto l'opera con l'ambiente. Questo mettere a confronto, questo andare a verificare punto per punto e momento per momento, dalla fase ex ante, dal cantiere fino alla fase di eventuale dismissione dell'intervento, ogni azione che potrebbe comportare una, tra virgolette, reazione di tipo ambientale, quindi che potrebbe tradursi in impatto, fa capire come non è un automatismo il TAUR o la VIA. E quindi se ci sono degli impicci, chiamiamoli così, se quindi lo studio non è fatto bene, se qualche indagine non è stata effettivamente espletata, ricordiamo che si possono utilizzare studi e indagini cosiddette open data, ormai dati aperti, pubblici e pubblicati, che potrebbero venire incontro nel momento in cui si evita la duplicazione, viene imposto di evitare la duplicazione delle informazioni. Se io ho uno studio pubblico, l'abbiamo detto sempre, quello studio, una volta che è pubblicato, è di dominio pubblico, è un dato aperto, utilizzabile, che potrebbe corroborare la tesi del proponente, ad esempio, riguardo ad aspetti appunto tipici della soluzione delle problematiche dell'impatto ambientale, o evitare costi per ulteriori indagini di tipo geologico, ad esempio, laddove ci sono delle indagini recenti, sappiamo che la geologia non è così veloce nei tempi di trasformazione, quelli possono essere utilizzati, tant'è vero che la norma, tanto per tornare al punto di vista teorico, dice evitare la duplicazione delle informazioni. Quindi diciamo, l'approccio teorico è necessario riprenderlo ogni volta, perché ogni volta proponenti e procedenti pubblici, nello sviluppare gli studi, certi aspetti proprio li ignorano volutamente in qualche caso. Allora, tutto questo potrebbe comportare i famosi pit stop, per cui poi l'impresa o il procedente, quindi l'autorità proponente privata, l'autorità procedente pubblica che procede nell'interesse pubblico anche per un privato, lamenta queste interruzioni. Le interruzioni potrebbero assolutamente essere evitate. Se poi ci sono delle cause che attengono ad altre problematiche, sicuramente non sono ascrivibili alla problematica del TAUR, cioè al fatto che non sia, che non abbia elementi di semplificazione. Il TAUR ne contiene parecchi di semplificazione e di facilitazione, qualora ben attivato. Allora, i quesiti a cui noi abbiamo dato risposta e che poi porteranno anche all'ulteriore approfondimento odierno sono la domanda 10, di cui mi occupo io, poi il collega Puggioni si occupa di quelli proprio relativi alla conferenza dei servizi. Il primo era appunto perché la pronuncia di via di competenza statale, è stato previsto un apposito decreto del Ministero dell'Ambiente per la tutela del territorio del mare, mentre nel TAUR nulla è stato specificato. È stata data una risposta rimandando però all'articolo 27 bis. Non è vero, tutte le regioni con proprie le norme
o con proprie regolamentazioni, che poi ovviamente una norma sull'ambiente non è una norma tipica su cui le regioni possono intervenire con modifiche, possono intervenire soltanto diciamo specificando un'ulteriore attenzione ambientale nei confronti dei propri territori, qui e basta, e poi applicano sulla base del disposto normativo gli aspetti, quelli che poi interessano di più a noi oggi, in ordine all'organizzazione delle funzioni per il rilascio del provvedimento, in questo caso del PAUR. Quindi rispetto a questo, diciamo, il webinar di oggi vi darà una risposta con i casi studio e con la normativa che richiameremo. Stessa cosa, il quesito 18, in Regione Puglia una legge del 2007 delegava alle province e ai comuni alcune competenze, ad oggi nulla è cambiato, vedremo anche che se appunto la Regione Puglia, come altre regioni hanno fatto, non tutte in verità nel panorama nazionale, ha utilizzato la possibilità che dà appunto la norma organizzare le proprie funzioni. Non si parla di delega, si parla di decentramento funzionale, perché la delega significa che io legittimamente mi libero, no, io mi organizzo e quindi decentro le competenze e le accentro su particolari criteri e fattori che ora poi noi vedremo, prendiamo in considerazione. Quindi è un normale decentramento amministrativo. E infatti stessa domanda di analogo obiettivo, sempre sulle competenze. Quesito 21, competenze in materia di PAUR, se la regione ha delegato la via alla provincia, eccetera, eccetera, la regione dovrebbe delegare con nuova normativa, eccetera, eccetera. Noi abbiamo dato una risposta con l'articolo 7,8, dicendo appunto che le regioni e le province autonome, abbiamo ripreso la norma, disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione, le modalità di esercizio, bla bla. Quindi effettivamente, come vedete, il richiamo alla teoria è fondamentale, cioè il richiamo alla norma che parla appunto di un decentramento amministrativo delle funzioni. Stessa domanda con analogo obiettivo, quindi se chiedevano appunto se in automatico, alcune regioni l'hanno lasciato come automatismo, altre, come vedremo l'Emilia Romagna, ha precisato con proprio regolamento del 2018 l'estensione e l'estensività della via al PAUR, introducendo un comma 3 bis dell'articolo 15, come vedremo. E comunque la domanda era proprio questa: la delega di via è un automatismo nella delega di PAUR? Per alcune regioni è bastato, come normalmente basta, un atto regolamentare, con altre una delibera di giunta regionale, e comunque si è andati di pari passo con l'evoluzione normativa. Per alcune regioni che mantengono il completo accentramento delle funzioni, nulla è stato fatto, semplicemente appunto aggiornare la modulistica sulla base di quella del portale ministeriale e operare con circolari attuative rispetto alle vigenze della normativa che è intervenuta con il PAUR. Non avendo decentrato con norme o con decreti di giunte regionali, le regioni che mantengono l'accentramento hanno emanato soltanto alcune circolari, avvalendosi in analogia, poi lo vedremo nella regione siciliana, in analogia all'organizzazione ministeriale, all'articolo 8 che regola appunto la commissione di via regionale, avvalendosi quindi di comitati o tecnico-scientifici, laddove appunto era importante supportare gli uffici nella fase istruttoria, dal momento che ogni e qualsiasi intervento è stato assorbito dalla competenza regionale. Infatti qua noi abbiamo riportato, ma ve lo leggerete con calma, appunto l'articolo 7 bis del testo unico ambientale, che appunto parla di modalità del riparto e delle organizzazioni in materia di via e poi anche di PAUR.
e dice appunto quali classi e categorie, quali soglie progettuali sono di competenza del Ministero, quali sono quelle delle regioni e delle province autonome, fermo restando l'organizzazione del decentramento amministrativo delle competenze e dell'organizzazione. E qui ci sono tutti i commi, è richiamato appunto comma 8, le regioni disciplinano con proprie leggi e regolamenti l'organizzazione delle funzioni. In questo già avevamo risposto con i quesiti, ma oggi lo vedremo proprio direttamente con gli esempi. Quindi abbiamo visto che in Italia ci sono un mare di norme e di assetti organizzativi. Noi abbiamo preso come esempio due regioni e quattro casi studio. Le regioni che hanno applicato le formule più estreme. Regione Emilia-Romagna, in analogia a Lombardia, Piemonte e altre regioni, hanno attivato il decentramento amministrativo e hanno suddiviso le proprie competenze sulla base di alcuni allegati. Alcuni allegati che contengono le opere, gli interventi da valutare sulla base della localizzazione geografica, dell'estensione, delle competenze dei vari enti che sono posti in gioco per diciamo, il provvedimento finale. E quindi, e invece altre regioni, come la regione siciliana, che invece ha accentrato tutte le competenze al di là delle classi e categorie o delle soglie dimensionali degli interventi che appunto l'allegato 3 prevede essere appunto valutati dalle regioni. Quindi alcuni hanno preso questo allegato e lo hanno organizzato per attribuire coerentemente con le proprie, diciamo, livello istituzionale, con la propria dimensione territoriale, le competenze. Altri, appunto, come la regione siciliana e altre regioni, che invece hanno stabilito che tutto deve essere valutato in sede regionale. Per quanto riguarda il quesito 10, basta appunto andare anche sul sito, ma questo è importante. La sitografia è molto importante perché i siti vengono sempre aggiornati. Per la regione Puglia, sia il comune di Bari, e questo è importante perché poi contiene appunto tutti i provvedimenti che sono dei vari livelli istituzionali, rilasciati ai vari livelli istituzionali, compreso il comune, e poi il sito della regione Puglia, dove c'è appunto il nome del responsabile, ma anche delle competenze. Come vedrete, in questo sito ci sono tutte le competenze che da via passano a PAUR. Quindi noi abbiamo due regioni e quattro casi studio. Abbiamo selezionato due regioni, l'Emilia Romagna e la Sicilia, perché rappresentano appunto l'opposto, il massimo del decentramento nell'Emilia Romagna, ma anche, abbiamo detto, in Lombardia, in Piemonte e altre regioni, la massima concentrazione come quella della regione siciliana. Però, a cosa serve oggi vedere questi casi studio? Ci siamo accorti che non è un problema organizzativo o di delega di decentramento amministrativo, il fatto che posso meno facilitare. Questa facilitazione, semplificazione, già la norma la contiene in sé. In realtà le criticità che si lamentano molto spesso rispetto nei confronti del PAUR attengono, come vedremo, dalla tipologia degli interventi, dai fattori localizzativi, dalla qualità degli studi e dalla competenza di sviluppatori e valutatori. Quindi, per qualsiasi caso andiamo a prendere in considerazione, a meno che non vi siano delle criticità evidenti e quindi errori procedurali che possono provenire da qualunque parte dei soggetti coinvolti nel provvedimento, vediamo che comunque la complessità del PAUR, quindi la valutazione di impatto ambientale, attiene proprio al fatto che agli elementi che abbiamo visto all'inizio, al fatto che c'è una tutela di interessi collettivi, che è molto importante i giudizi di valore e la valutazione tecnico-scientifica che dà anche il pubblico interessato nella fase dell'osservazione, che può determinare anche, come vedremo in uno di questi casi, la sospensione del procedimento e l'intervento addirittura dei tribunali amministrativi. Quindi
Non è così facile o così immediato andare a dire il power è complesso, trovate un modo per semplificarlo. No, la complessità è insita nella complessità della materia che va a trattare, appunto alla tutela degli interessi ambientali e dell'ambiente soprattutto. Quindi, prima di passare alla carrellata delle norme e delle organizzazioni, quindi dei casi studio, io lascerei la parola al collega Massimo Pugioni, il quale farà l'approfondimento che si è reso relativo rispetto al secondo e al terzo quesito che noi abbiamo deciso di analizzare oggi. E poi ci rivediamo con i casi Sì, studio. buongiorno a tutti, grazie Giuseppina. Adesso io faccio un, diciamo, abbastanza breve approfondimento riferito alla gestione della conferenza di servizi, soprattutto con riferimento ovviamente al PAUR, che è l'argomento della giornata del webinar di oggi. Ci sono arrivati diversi quesiti nello scorso webinar, diciamo introduttivo sull'argomento del PAUR, che erano riferiti proprio alla corretta gestione della conferenza di servizi e dei diversi titoli abilitativi che vanno a confluire nel PAUR. Leggiamone qualcuno, no? Se è un vantaggio l'unificazione dell'iter abilitativo, è anche vero che i vari enti continuano a lavorare per quanto di competenza e questo può dare difficoltà maggiori a verificare con chi di competenza i problemi e le complessità legate ad una pratica. Quindi, se un parere è favorevole ed uno contrario, come si conclude la pratica? Questo, vedete, è un quesito legato squisitamente alle modalità di chiusura della conferenza dei servizi quando non abbiamo delle posizioni unanime. La seconda domanda diciamo, una classica domanda di coordinamento tra la disciplina della conferenza dei servizi e la normativa settoriale, perché mi chiede, la disciplina recante il PAUR di quell'articolo 27 bis può derogare da una normativa speciale come quella dell'autorizzazione paesaggistica? Il PAUR deve contenere tutti i titoli abilitativi di un intervento o meno? Il terzo caso è ancora un caso di, diciamo, di come si deve concludere il procedimento nel caso in cui non abbiamo l'unanimità, perché vedete abbiamo una proposta di parere favorevole di paesaggistica con contestuale parere negativo della competente soprintendenza. Come può essere emesso il provvedimento negativo? Di autorizzazione paesaggistica per farlo acquisire nel PAUR. E ancora, come si coordina il procedimento del PAUR con quello di cui all'articolo 12 del 387 del 2003, atteso che questo è un caso un po' particolare perché abbiamo due procedimenti unici, uno dentro l'altro. E ancora, l'ultima domanda sulla formalizzazione dei titoli abilitativi che chiede: l'autorizzazione paesaggistica viene rilasciata come atto autonomo all'interno del PAUR? Ovvero il PAUR contiene l'atto di via e anche l'autorizzazione paesaggistica. Questo quindi attiene a come si esprimono, diciamo, gli atti di assenso di competenza dei singoli soggetti che partecipano alla conferenza dei servizi nel PAUR. Quindi abbiamo pensato di fare, diciamo, un breve approfondimento su quel che riguarda appunto la gestione della conferenza di servizi. Vedete, l'articolo 27 bis ci dice che l'autorità competente convoca una conferenza di servizi a cui partecipa il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio della VIA e anche di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente, perché la vera novità del PAUR rispetto alla gestione, diciamo, precedente della procedura di via è che io all'interno del procedimento non gestisco più solo la via, ma gestisco anche tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e per l'esercizio del medesimo impianto. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona, si svolge ai sensi dell'articolo 14 ter della 241. Il termine di conclusione è di 120 giorni decorrenti dalla data di convocazione. La determinazione motivata di conclusione costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale
E comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi è assunta sulla base del provvedimento di VIA. Allora, tutte le difficoltà come quelle che abbiamo letto in precedenza, relative ai quesiti, quindi al coordinamento delle norme, a come si chiude il procedimento, sono legate al fatto che io mi trovo di fronte a due piani di, come dire, di normativi. Uno è un piano normativo settoriale che disciplina le singole autorizzazioni, i singoli titoli abilitativi, sia sul piano sostanziale, quindi di quali devono essere i requisiti, le modalità, i fatti legittimanti, sia sul piano procedurale. E poi dall'altro lato ho, diciamo, due disposizioni di carattere generale. Una è questo articolo 27 bis che richiama, diciamo, e riporta dentro questa procedura tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione dell'esercizio dell'impianto, e l'altra la disciplina della conferenza dei servizi, più in generale dell'articolo, in questo caso 14 ter, ma diciamo dai 14 e seguenti della legge 241. Come tutte le norme di portata generale, crea dubbi applicativi, come dire, perché non ci dà l'elenco preciso di tutte le fattispecie a cui si applica. È una norma trasversale e il dubbio viene sempre perché dice: ma come non cita espressamente la mia autorizzazione di competenza, la quale è normata da una norma, generalmente si dice speciale, anche se in realtà le cose non stanno esattamente in questi termini, perché una norma speciale non è speciale solo perché tratta, diciamo, uno specifico campo normativo. Comunque, cerchiamo di delineare velocemente quelle che sono le generalità di gestione di questo procedimento. Intanto quando parliamo di PAUR, stiamo parlando di una conferenza di servizi che si svolge direttamente in modalità sincrona. Quindi non si applica al PAUR la regola generale per cui la conferenza dei servizi decisoria è svolta di norma in modalità asincrona. Questo è un caso speciale, ecco, questa sì è una norma speciale rispetto alla disciplina della conferenza dei servizi, perché mi detta, diciamo, si discosta con una previsione specifica che diciamo esclude la conferenza asincrona, che invece in tutti gli altri casi è una regola. Cosa vi volevo dire su questo? Mi è venuto in mente, ma adesso mi è sfuggito. Vabbè, mi verrà sicuramente in mente. Quindi si svolge direttamente in modalità sincrona. La prima seduta, come da regola generale dettata dall'articolo 14 ter della 241, si svolge entro i 45 giorni successivi alla data di convocazione, mentre la conclusione dei lavori deve avvenire entro 120 giorni, sempre dalla medesima data di convocazione. Quindi dal 45esimo, o comunque dalla data della prima seduta, che potrebbe essere anche prima dei 45, fino al 120esimo, io posso avere una pluralità di sedute in cui, diciamo, si svolge il percorso di esame di tutti i titoli abilitativi che confluiscono all'interno del PAUR. Ecco cosa volevo dire, mi è venuto in mente adesso. La regola dell'articolo 27 bis ci dice che si va direttamente in sincrona. Ora, prendetelo con le pinze perché sono ragionamenti fatti a caldo sulla base di una bozza di decreto che ancora, di cui non abbiamo visto ancora il testo definitivo. Nella bozza di decreto semplificazioni che dovrebbe essere approvata, non ho letto stamattina se è stata approvata stanotte, ma comunque è in, diciamo, discussione questi giorni, c'era una disposizione che prevedeva a livello temporaneo fino al 2021 la possibilità sempre e comunque di applicare la conferenza asincrona con un termine fisso di 60 giorni e quindi limitato. Ora, non è chiaro se si applicherà anche al caso del PAUR, però per la formulazione che ho letto io sembrerebbe avere una, diciamo, una valenza generica e quindi potersi applicare anche a questi casi. Ve lo dico solo perché saranno necessari ovviamente approfondimenti, parliamo di un decreto che non è ancora uscito, però per quel che ho letto sembrerebbe di leggersi così. Ancora nella conferenza di servizi sincrona, come nella generalità dei casi, si applica il principio del
rappresentante unico, per cui ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza. Quindi c'è un rappresentante unico che normalmente è individuato per livello di governo, per cui livello statale, livello regionale, livello comunale o locale. Per le amministrazioni statali, il rappresentante unico è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per le amministrazioni centrali o dal Prefetto per quelle periferiche. Però ci dice anche la legge che anche se io individuo un rappresentante unico che si esprime in maniera univoca e vincolante per tutto quel che riguarda le amministrazioni di livello statale, le altre amministrazioni coinvolte, cioè le singole articolazioni, possono comunque intervenire alla conferenza sincrona in funzione di supporto, fermo restando che poi alla fine la volontà la esprime esclusivamente il rappresentante unico. Per quanto riguarda invece gli altri livelli di governo, quindi livello regionale, livello comunale, eccetera, ogni amministrazione, la 241 ci dice, definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine, che in questo caso è di 120 giorni perché è un termine speciale, diverso da quelli dell'articolo 14 ter ed è dettato direttamente dal 27 bis, l'amministrazione procedente conclude il procedimento adottando la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i propri rappresentanti. Intanto, una prima cosa rispetto al principio generale delle posizioni prevalenti. È lo stesso articolo 27 bis che ci dice, anche qui come norma speciale, perché si discosta dal principio generale che è quello delle posizioni prevalenti, che in ogni caso la determinazione conclusiva è adottata sulla base delle conclusioni del provvedimento di VIA. Per cui se la VIA ha esito negativo, non ci sono posizioni prevalenti che tengano, non si può rilasciare sicuramente un PAUR favorevole. Ma in generale il problema che è legato anche ad un paio di quesiti che abbiamo letto prima è come si fa a capire quali sono le posizioni prevalenti, perché non è sicuramente un mero criterio numerico, non si va a maggioranza, quindi non faccio la conta 3 sì, 2 no, vuol dire prevalente il sì, ma devo fare una valutazione ponderata in maniera, diciamo, legata al singolo caso. Vedete, questa che vi ho riportato è la FAQ numero 36 pubblicata sul sito di Italia Semplice, che appunto attratta proprio il problema di come si individuano le posizioni prevalenti. Per posizioni prevalenti devono considerarsi quelle che hanno un peso specifico superiore alle altre per l'importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto e al risultato collegato del procedimento in esame. Queste sono quello che ci dicono le linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Spetta dunque al responsabile del procedimento, scusate, esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco. Pertanto, il ruolo assunto dall'amministrazione precedente non è meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l'effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate al fine di esprimere un giudizio di prevalenza. Ora, io capisco che sia come dire, un esercizio anche questa stessa FAQ che ci dà delle chiavi, ma non ci dice devi fare così, cioè non ci sono delle regole oggettive, predeterminate, misurabili per cui devo seguire una strada piuttosto che l'altra. Caso per caso ci dice il responsabile del procedimento, quindi l'amministrazione procedente, deve valutare quanto, diciamo, quanto il parere negativo eventualmente espresso da uno soggetto o da più di un soggetto hanno, diciamo, influenza sulla realizzabilità dell'intervento nel suo complesso e quanto, diciamo, è anche il potere di veto dell'amministrazione che eventualmente ha espresso un parere negativo. Bisogna valutare il peso specifico del parere che viene espresso da ogni soggetto. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non partecipa alle riunioni, oppure anche se partecipa esprime un dissenso non motivato
o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. Ancorché l'articolo 14 ter non ce lo richiama espressamente, a mio parere si applica comunque il principio che è contenuto invece in maniera espressa nell'articolo 14 bis, che tratta della conferenza asincrona, che ci dice che io applico, cioè considero acquisito l'assenso di tutti i soggetti che non si sono espressi, sempre e comunque per tutti, non c'è bisogno di fare l'elenco, come dire, l'appello, questo sì, questo no, questo sì, questo no, lo applico a tutti, tranne i casi in cui la normativa dell'Unione Europea richiede l'adozione di provvedimenti espressi. E quindi tutti i casi in cui abbiamo disposizioni europee che prevedono la necessità di un provvedimento espresso, io non posso considerare acquisito l'assenso. Ripeto, la norma sulla conferenza asincrona non lo richiama espressamente, ma il principio in base al quale è stato scritto nell'articolo 14 bis è identico anche nel caso della conferenza sincrona. E ancora la determinazione motivata di conclusione della conferenza, questo è l'articolo 14 quater, comma 1 della stessa 241, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni e dei gestori dei beni o servizi pubblici interessati. Questa disposizione risponde alla domanda: ma io devo rilasciare il provvedimento dentro la conferenza questo deve essere allegato alla determinazione conclusiva? La risposta è no, la determinazione conclusiva lì sostituisce quegli atti di assenso. Per cui non c'è bisogno che sia un atto ricognitorio dove vengono allegati tutti i singoli provvedimenti, perché è già l'unico provvedimento è quello, a prescindere da come vengono espressi poi gli assensi delle amministrazioni partecipanti alla conferenza stessa. D'altronde, se io pretendessi che diciamo i soggetti che partecipano alla conferenza emettessero ciascuno l'atto di propria competenza, si porrebbe un altro problema, perché per emettere questo provvedimento ognuno di quelli dovrebbe acquisire spesso diciamo pareri o atti di assenso da parte di altri soggetti che partecipano alla conferenza stessa, ma che si esprimono contemporaneamente nell'ambito della stessa conferenza. Quindi sarebbe un voler conciliare uno schema in parallelo come quello della conferenza dei servizi, in cui ciascuno fa l'istruttoria contemporaneamente agli altri e a prescindere da quello che verificano gli altri, con lo schema classico del procedimento ordinario che invece va in serie, dove uno si esprime dopo l'altro, perché per chiudere un procedimento io devo acquisire il parere di un altro e via dicendo, cioè non posso esprimere ad esempio un permesso di costruire se prima, non posso rilasciare un permesso di costruire se prima non è stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica. Questo è lo schema in serie. Dentro la conferenza di servizi tutto avviene in parallelo e ognuno si esprime solo per quanto di propria competenza. C'è l'amministrazione procedente che poi tira le fila e mette insieme tutto. Ancora, l'approvazione quando è unanime, la determinazione conclusiva è immediatamente efficace. Quando vado per posizioni prevalenti e quindi ho dei dissensi, la norma prevede tutta una serie, l'articolo 14 quinquies prevede tutta una serie di rimedi per rimettere la decisione finale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per cui la determinazione conclusiva non è immediatamente efficace, ma la sua efficacia è sospesa perché le amministrazioni dissenzienti possono proporre opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, possono esperire i rimedi previsti dall'articolo 14 quinquies. E ancora, i termini di efficacia di tutti i titoli abilitativi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Anche questo ce lo dice la 241 ed è un ulteriore motivo per diciamo, prendere atto in maniera più efficace che io non devo rilasciare provvedimenti autonomi all'interno della conferenza dei servizi perché non hanno un'efficacia autonoma. L'efficacia gliela dà la determinazione conclusiva. E quindi, volendo chiudere, in definitiva, come si conciliano le tempistiche, le sequenze istruttorie e le modalità di rilascio dei singoli provvedimenti settoriali che confluiscono nel PAUR? Il problema è quando si ha la pretesa di applicare le disposizioni procedurali della singola norma di settore dentro uno schema procedurale speciale come è la conferenza dei servizi. I problemi nascono tutti da questo.
Perché quando io parlo di procedimento unico, quando parlo di PAUR, quando parlo di conferenza di servizi, sto parlando di una differente modalità di esercizio del potere che la legge attribuisce ad ogni amministrazione coinvolta. Ogni amministrazione è competente a fare, diciamo, a tutelare uno specifico campo normativo e ha una norma di riferimento che disciplina sostanzialmente due aspetti. Questa è un po' un'anomalia italiana. Perché disciplina da un lato tutti i requisiti che deve avere una determinata attività o un determinato impianto per poter essere autorizzabile, quindi quali sono nel merito i requisiti che io devo verificare, e poi disciplina anche la procedura per ottenere il titolo abilitativo per quello specifico campo. Quando io sono in una conferenza di servizi dentro un PAUR, dentro un procedimento unico in generale, io nel merito devo fare le stesse verifiche, quindi devo controllare che i requisiti siano rispettati tutti, ma no, per farlo non devo seguire la strada della norma di settore che mi disciplina il procedimento ordinario per acquisire quel titolo abilitativo, ma devo seguire la norma speciale che è la conferenza di servizi o in questo caso il PAUR. E quindi devo fare le stesse verifiche seguendo una strada diversa. Ecco che in questo modo tanti dubbi cadono, perché il problema è appunto la pretesa di rispettare entrambe le norme, di conciliarle, quando a me in realtà bisogna comprendere che quando siamo dentro uno schema procedurale come questo, ci viene chiesto di svolgere nel merito le nostre verifiche di competenza identiche a quelle che svolgiamo sempre, secondo una strada diversa. È semplicemente questo la chiave di lettura. Tutti i problemi delle singole, come dire, termini delle singole sequenze cadono nel momento in cui prendiamo consapevolezza di questo aspetto, di questa chiave di lettura. Tutti i soggetti coinvolti operano simultaneamente le verifiche di competenza secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 27 bis e dall'articolo 14 ter della 241, raccordando e portando a sintesi le risultanze istruttorie in sede di conferenza di servizi. E quindi, nell'ultima slide, vedete, la norma di settore mi disciplina cosa devo verificare, quali sono i requisiti e i presupposti, mentre la disciplina della conferenza di servizi detta le tempistiche e regola il procedimento da seguire. Ogni amministrazione si esprime per quanto di propria diretta competenza, prescindendo dai pareri degli altri soggetti partecipanti alla conferenza, anche perché non stiamo rilasciando il singolo provvedimento, stiamo esprimendo una posizione che poi verrà, come dire, messa insieme alle altre dall'amministrazione procedente. Io più di così, anche perché non voglio sottrarre tempo alla collega che deve entrare nel merito di specifici casi di studio del PAUR, però diciamo ho cercato di rispondere ai quesiti approfondendo gli aspetti della conferenza dei servizi per quanto riguarda l'applicazione all'interno del PAUR. Ora lascio di nuovo, restituisco la parola a Giuseppina Liuzzo e vediamo un attimo i quesiti che nel frattempo sono arrivati, ci vediamo dopo. Giuseppina, al microfono. Mi sentite adesso? Sì. Allora, grazie Paola, scusate, anzi voi tutti. Ringraziamo Massimo Pugioni, è stato sempre efficace e puntuale e tra l'altro ha toccato un nervo sempre vivo della problematica del PAUR, che è la conferenza dei servizi, che rappresenta l'atto prodromico al provvedimento finale. Quindi l'atto è il momento in cui si concentrano, come appunto evidenziato dal collega, tutte le posizioni assunte dai rappresentanti degli interessi collettivi prevalenti e che poi sono riassunti nei provvedimenti che sussumesse il PAUR, elencati nell'articolo 27. Ricordiamolo bene, e ripresi nell'articolo 27 bis, cioè l'elenco dei provvedimenti che sono assorbiti dal PAUR,
sono elencati all'articolo 27, cioè laddove si parla non di PAUR ma di PAU ministeriale. Allora, cominciamo subito perché vedo che il tempo ovviamente scorre con gli esempi di oggi. La prima regione presa in considerazione appunto è la regione Emilia-Romagna, che ha legiferato, è molto vivace come regione in materia di normazione, regolamentazione e organizzazione degli istituti e dei provvedimenti. L'ultima deliberazione di giunta regionale, la 1071 del 2018, è stata varata soprattutto per stigmatizzare le posizioni già assunte con la propria legge regionale. Infatti, in questa deliberazione di giunta regionale, che attiene appunto all'organizzazione delle intervenute modifiche nel decreto legislativo 152/06, conferma che la struttura regionale responsabile del procedimento di autorizzazione unica di VIA di competenza regionale e il servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale, VISPA, quindi dà delle conferme in merito alle competenze dell'organizzazione, questo è molto importante. Conferma che il rappresentante unico della regione, in tutti i casi di procedimento di autorizzazione unica di VIA di competenza regionale, sia responsabile relativo al procedimento suo delegato e rimanda alle disposizioni della legge regionale. Conferma che il responsabile del procedimento di autorizzazione unica di competenza regionale nell'individuare il soggetto responsabile dell'istruttoria, quindi questo responsabile del procedimento, quando individua il soggetto responsabile dell'istruttoria, deve tenere conto dell'organizzazione di cui la regione si è dotata per il discorso del recentemente amministrativo di cui parlavamo prima, per lo svolgimento dell'attività istruttoria. Vedremo che in Regione Emilia un sì, c'è un calo di rete, infatti Giuseppina è caduta dall'aula. Vi chiedo un attimo di pazienza, adesso probabilmente sarà tutto ripristinato in tempi brevi. Attendiamo un attimo, nel frattempo non so se Massimo vuole. Ok, grazie. No, già che ci sono, Paola, siccome leggevo anche qualche quesito che giustamente una collega partecipante evidenziava come, ed è in effetti un quesito che è arrivato anche nel precedente webinar, è tornata. Scusami un secondo, Gisella, che rispondo a un quesito, nel frattempo te lo restituisco, puoi restare intanto, perché il 387 del 2003, che prevede l'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia, effettivamente diciamo c'è uno sforzo maggiore a coordinare una norma. Due norme che prevedono entrambe un'autorizzazione unica, perché io ho un PAUR che è, come dire, un provvedimento unico e poi al suo interno ho il 387 che a sua volta è un'autorizzazione unica che dovrebbe comprendere tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione dell'impianto. È un po' come succede secondo me, io faccio un po' il paragone tra il provvedimento unico generale del SUAP e l'AUA, che è un provvedimento unico ambientale. In ogni caso, nel momento in cui io gestisco tutto in conferenza di servizi e tutto si dematerializza, io non devo avere un provvedimento a cui sono allegati tanti fogli, ognuno dei quali è un pezzo, ma io ho una conferenza di servizi dentro il quale ho dei soggetti, ognuno dei quali esprime la propria posizione, che poi si sostanzia nell'emissione di una determinazione conclusiva che produce gli effetti di tutti gli atti che stanno dentro quella scatola. Per cui lì dentro ognuno si esprime per quanto di propria competenza, dopodiché avrà una determinazione conclusiva che vale per PAUR, vale per autorizzazione unica ex decreto legislativo 387, giuridicamente voglio dire li sostituisce, quindi in qualche modo li mette insieme, ecco.
Mi taccio e restituisco la parola a Giuseppina per proseguire. Accendi il microfono. Sì. Sì, mi sentite? Dicevo, è importante questo raccordo tra le varie autorizzazioni uniche e non è l'unico caso in effetti. Poi quello dell'autorizzazione unica in materia energetica comporta l'attivazione di una conferenza dei servizi che assorba una conferenza dei servizi Power, quindi, ma è previsto nello svolgimento della conferenza dei servizi autorizzatoria. Quindi, comunque, come diceva il collega, c'è questa integrazione tra le autorizzazioni e l'avevamo già data questa risposta, perché quella comunque attiene la materia energetica, quindi il PAUR si esprime nel settore energetico e quindi è uno speciale di uno speciale. Vado avanti, ci siamo lasciati quando è caduta la linea alla conferma dell'organizzazione della Regione Emilia-Romagna in materia di competenze. Quindi nella legge importante, è la legge appunto 4 del 2018 che ripartisce così le competenze. All'articolo 7, che ci sono appunto i relativi allegati, la regione è competente per talune, vi ho visto, classi, soglie, tipologie di opere, poi vi rimando agli allegati che trovate appunto allegati al testo, e poi se attivate su richiesta del proponente anche inferiore alle soglie dimensionali, può darsi appunto che il proponente decida che la competenza, preferisca che la competenza sia appunto di livello regionale, quindi attivate su base volontaria dal proponente. Dopodiché la regione dice: per quanto riguarda gli allegati A2 e B2, sono io, l'esclusiva competenza pertiene all'amministrazione regionale. Gli allegati A3 e B3, la cui localizzazione interessi il territorio di due o più comuni, stiamo parlando sempre appunto delle competenze, previsti al comma 3 qualora il comune sia il proponente. Come vedete, sono molto dettagliate le normative, non si può sbagliare in questo caso, ogni regione si è attivata e sono molto analoghe comunque. Le decisioni. C'è la normativa regionale molto analoga a quella dell'Emilia Romagna, è analoga a quella della Lombardia, anche del Piemonte, quindi si sono organizzati sulla base degli stessi criteri comunque, sia in base alle competenze che di criteri localizzativi e soglie dei progetti. E quindi appunto di inferiore alle soglie dimensionali di quella legata a 2B2 è attivate, abbiamo visto anche prima, su richiesta del proponente. Quindi questa riguarda la regione, e anche su disposizione della regione per città metropolitane di Bologna, province, comuni, eccetera. Poi, a un certo punto, al 6, per l'esame di strutture tecniche e progetti sottoposti a procedure disciplinate dalle presenti leggi, i comuni, ecco, questo è importante, possono avvalersi tramite convenzione delle strutture competenti. È una convenzione onerosa, poi la legge spiega quali sono gli eventuali oneri e soprattutto questo raccordo molto importante con ARPE, ARPA e Regione Emilia-Romagna, che svolge molta dell'istruttoria, come vedremo anche in un caso studio. Avevo saltato l'articolo 3, appunto spiega le competenze del comune in riferimento agli allegati A3 e B3 e su richiesta del proponente progetti inferiori alla soglia dimensionale. Quindi, come vedete, c'è una norma ben specifica che è stata aggiornata, le competenze sono state confermate da Regione Emilia-Romagna, così come in altre regioni. È molto semplice perché per fortuna i siti di amministrazione trasparente sono ben fatti a livello di tutte le regioni, quindi sia per settore sia per tematica comunque troverete tutte le competenze. Laddove ovviamente si deciderà di fare qualche focus sulle regioni, poi di volta in volta si potrà valutare. All'articolo 15 della norma, con questa delibera di Giunta regionale 1071 che avevamo citato prima, si inserisce appunto il comma 3 bis,
Riguardo all'attivazione del procedimento unico di VIA, e qui siamo appunto dentro il PAUR. Ovviamente nel richiamare le disposizioni dell'articolo 27 bis si spiega tutta la procedura che deve mettere in atto il proponente, così come nelle linee guida o nei regolamenti è spiegato dalle altre regioni. Troverete analoghe disposizioni, per quanto non assunte per forza con un dispositivo di giunta. Dopodiché c'è il 3 bis, ovviamente, perché si potrebbe chiedere all'interno dello stesso PAUR che si possa ottenere l'autorizzazione sismica. Quindi l'istanza viene corredata con quella tipicamente richiesta dal Genio Civile. Il primo caso che vedremo velocemente, ma soprattutto per corroborare la tesi che all'inizio avevamo messo in evidenza, c'è la semplificazione, la facilitazione e tutti gli istituti, gli strumenti e le modalità per cui l'amministrazione pubblica dialoga con soggetti proponenti, autorità procedenti, quando istituisce e avvia il procedimento unico ambientale o qualsiasi altro procedimento volto a un provvedimento finale. Ovviamente, proprio per la materia tipica e gli interessi tutelati della VIA, può incorrere ovviamente in uno stop significativo oppure in un importante passaggio che comporta una richiesta di chiarimenti o di integrazioni che possono provenire anche dall'importante fase di consultazione. Voi sapete che all'interno di tutto il PAUR poi si innesca il normale procedimento ex articolo 23 della VIA, che ovviamente consente e dispone, anzi in maniera esplicita, l'osservazione per 60 giorni almeno da parte del pubblico interessato e generico per ottenere tutte le osservazioni su cui, in questo caso, la conferenza dei servizi potrebbe ritornare per procedere e concludere i lavori. L'impianto che noi abbiamo preso in considerazione è un impianto di gestione anaerobica, quindi competenza regionale ovviamente, la frazione organica dei rifiuti con successiva raffinazione del biogas a biometano, localizzato appunto nel comune di Reggio Emilia. È uno degli impianti che trovate anche nell'Atlante dei conflitti ambientali. Se non lo sapete, esiste un Atlante pubblico dei conflitti ambientali laddove diciamo, certi investimenti o interventi che hanno una loro ovviamente utilità, sia dal punto di vista energetico, dal punto di vista dell'economia circolare, in questo caso i rifiuti, possono essere confliggenti con alcune situazioni che possono essere localizzative, come la contiguità ai centri abitati, la problematica legata ad alcune emissioni o disturbi. Il timore delle popolazioni in ordine a particolari impatti. Uno di questi casi, per quanto appunto l'organizzazione sia tra le migliori di quelle che le regioni possono avere ipotizzato, ovviamente si scontra con una delle fasi più significative del processo di VIA e quindi di PAUR, che è l'osservazione del pubblico, cioè la consultazione, quindi è lo studio di impatto ambientale. Allora, l'obiettivo era avere un provvedimento, il progetto viene sottoposto a VIA, è allegato a 2.2.4, quindi di competenza regionale, riguarda quel criterio, quella soglia, quella tipologia di intervento, scusate, di competenza regionale, e contempla l'emissione di tutti questi pareri e nulla osta. L'AIA, perché è un impianto industriale, quindi l'AIA è contemplata, sono quasi tutti quelli del 27, l'autorizzazione per l'esercizio di impianti di produzione energia da fonte rinnovabile, quindi quella energetica, la 387, concessione alla deviazione di acqua pubblica, permesso di costruire. Scusate, tra i quesiti c'era uno appunto relativo al permesso di costruire, è incluso perché
Il titolo edilizio è incluso dentro il PAUR, la prevalutazione incidenza, perché c'è una distanza da un sito della rete Natura che potrebbe determinare interferenze, e poi prevenzione incendi. Come vedete è abbastanza complesso. A un certo punto i comitati dei cittadini, nonostante sia tutto a posto, lo studio sia stato presentato in tempo e per tempo, la procedura sia finita nella sua normalità, ha comportato che l'azienda, anche su richiesta di ARPA, Emilia Romagna, che appunto era competente per l'istruttoria, a un certo punto ARPA ha chiesto documentazione integrativa per poca chiarezza espositiva, per carenze documentali, e quindi ha avuto un doppio stop, uno che è in fase di istruttoria, quindi anche di prevalutazione per mettere in consultazione lo studio, l'altra in una fase di consultazione pubblica. Quindi, come vedete, la complessità non è insita nel procedimento o nel provvedimento che si deve ottenere, ma negli interessi posti in gioco. Il collega Pugione ha richiamato una sentenza importantissima. Gli interessi posti in gioco, che abbiamo detto all'inizio, essere interessi tutelati dalla Costituzione, per cui anche un importante impianto che concorre all'attuazione di un piano di rifiuti regionale, che concorre all'attuazione di un piano energetico ambientale regionale, che quindi non è in conflitto con gli obiettivi di pianificazione. Se dal punto di vista localizzativo, dal punto di vista degli impianti, degli impatti, il progetto determina dei conflitti, vale a poco una coerenza col quadro di riferimento programmatico pianificatorio se poi non c'è una coerenza e una buona integrazione con il contesto ambientale di riferimento. Quindi, come vedete, non è insito sicuramente nel meccanismo di PAUR, ma nel fatto che comunque ogni progetto va opportunamente contestualizzato. Quindi l'impianto non ha attualmente ancora andato addirittura a sentenza TAUR ed è l'istruttoria risulta appunto sospesa perché è stato accolto dal TAR ricorso. Ora ne andiamo a un altro, quindi come vedete quello lì si è fermato, ma certo non né per carenze organizzative né per problematica dell'articolo 27 bis, si è fermato per aspetti che riguardano l'interazione opera-ambiente e che riguardano quindi la partecipazione al processo decisionale di VIA che contempla la partecipazione pubblica, il cosiddetto public hearing, consultazione pubblica. Infatti la norma sulla VIA vigente attuale e anche addirittura nel codice dei contratti, articolo 24, prevede pure un public hearing che potrebbe essere addirittura attivato in forma spontanea dal proponente. Quindi l'aspetto della valutazione dello studio da parte della collettività interessata, generica o pubblico cosiddetto colto interessato, rappresenta una fase fondamentale per la decisione finale. L'altro esempio è invece un provvedimento che è stato assunto a livello comunale, anch'esso bello complesso, anche abbastanza interessante, e che è stato deliberato, la cui conclusione appunto è stata deliberata dalla giunta regionale. Come vedete, quello che è il decreto MATM del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, a livello regionale si traduce in una DGR, deliberazione di giunta regionale. Quindi a livello camminano tutte con le competenze che sono state scritte. In questo caso noi ci stiamo occupando del nuovo stabilimento produttivo della ditta Ceramiche Mariner, che è ubicato in località di Castellarano, Reggio Emilia, proponente Ceramiche Mariner S.p.A. Vediamo un poco che tipo di provvedimenti, nulla osta assenti, assenso. A che senso aveva bisogno questo procedimento? Intanto è molto importante la deliberazione di giunta
Una deliberazione giunta motivata ovviamente sul parere finale di conferenza di servizi. Che cosa dice questa deliberazione di giunta? La leggiamo insieme. Intanto stabilisce la compatibilità e la realizzabilità dell'intervento. Diciamo che il PAUR autorizza all'intervento e all'esercizio, questo è molto importante, e infatti è la declaratoria del dispositivo di giunta, declaratoria che troverete anche nei decreti ministeriali. Naturalmente ci sono le cosiddette condizioni ambientali. In ogni regione, in quasi tutte le regioni, per stabilire quali possono essere le cosiddette disposizioni, condizioni o prescrizioni ambientali, ci si avvalse della collaborazione con ARPA. Anche la regione Sicilia, come vedremo, si avvale della collaborazione con ARPA che dal punto di vista ambientale, per la sensibilità di alcune componenti ambientali, presenta, diciamo, la massima l'autorevolezza su aspetti rilevanti dal punto di vista ambientale, chimico, chimico-fisici, problematiche di inquinamento, eccetera. Per cui, così come le condizioni sono state, si riprendono, scusate, in questa delibera, in qualsiasi atto, provvedimento finale, le condizioni ambientali che poi sono venute fuori dalla conferenza dei servizi. Condizioni ambientali dettate dalla VIA e che hanno sussunto anche le condizioni ambientali che sono venute fuori dagli altri pareri che abbiamo visto nell'intervento di Massimo Pugioni formare nel dispositivo finale il parere di PAUR. Quindi ha un allegato 1 che è il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, parte integrante che è la chiusura della conferenza dei servizi, dove si è dato il parere di VIA e FINIPAUR. Quindi quello è importantissimo. Dopodiché, è, come diceva il collega Pugioni, è l'atto, il provvedimento finale che allega tutti i vari pareri, compreso quello di conferenza dei servizi, come vedete, il primo, l'allegato. Poi che aveva bisogno, a parità di localizzazione e di tipologia di investimento, aveva bisogno dei seguenti pareri emessi. Quindi l'impatto ambientale espresso dal comune, quindi la competenza non è più regionale, ma il comune ha espresso il parere sull'impatto ambientale. Allegato 2, e quindi è quello che sostituisce il parere eventualmente reso da altre autorità competenti, come abbiamo visto prima, quello della regione. Variante urbanistica. La fabbrica, appunto, di nuovo stabilimento produttivo si è insediato in una zona che non aveva la conformità urbanistica, quindi una ZTA, una zona territoriale omogenea che è dovuta andare in variazione. La variante viene statuita dal mandato di consiglio comunale. In effetti, quindi si allega la delibera di consiglio comunale. Come vedete, questa variante poi è propedeutica al parere edilizio, ovviamente, perché senza la variante non si può andare a permesso di costruire. Dopodiché, cosa succede? Come in tutte le regioni, la variante viene adottata da un consiglio comunale, ma approvata dalla regione. Quindi c'è il decreto di approvazione della variante. Vedete? Sembra quasi stupidina come pratica, in effetti è abbastanza complessa perché c'ha la variante urbanistica, avrà bisogno di un permesso di costruire, è vicino a un sito della rete Natura 2000. Ha le sue belle complessità. Dopodiché, appunto, essendo prossima, come dice il DPR 357-87 sulla vinca, come variato dal 120 del 2003, o vicina o interna a un sito di rete Natura 2000, io devo andare a verificare se ci sono delle problematiche. Vedo che il tempo scorre, purtroppo gli altri li leggerete, mi dispiace, però è importante. Dopodiché, autorizzazione integrata rilasciata da ARPA Reggio Emilia, nulla osta, eccetera, eccetera. Quindi, questa delibera di giunta non ha fatto altro che precisare quello che si diceva all'inizio, i termini di efficacia della deliberazione che decorrono dalla presente deliberazione. Era uno dei quesiti che erano stati posti. Nella delibera di giunta si dice: da questo momento decorre l'efficacia dei titoli abilitativi.
e poi di stabilire la durata del PAUR, l'efficacia del PAUR in 5 anni. Mi dispiace, non c'è il tempo, ma possiamo rimandarlo però comunque nelle slide presente, ma la complessità dell'intervento di oggi non era da sottovalutare. Ci sono gli altri due casi studio. Dico, si possono ben gestire autonomamente con lettura separata senza la mia guida, ma possono essere rimandati, se ritenete, in un altro incontro, in un altro webinar. Io adesso lascerei la parola alla collega Pirani perché a questo punto stabiliamo come rispondere anche ai quesiti che sono Grazie, stati grazie mille, lasciati. grazie per l'intervento. Allora, ecco che entra anche Massimo. Dunque, ci sono, c'è poco tempo, ma tanto poi, come i partecipanti sanno, le domande le troveranno per iscritto nella pagina di Eventi PA, dunque nei prossimi giorni, dunque non c'è problema. Se però volete iniziare a rispondere a qualcosa, ci abbiamo ancora 6 minuti di tempo. Sì, io ho letto qualcosa, in realtà una domanda ho anche già risposto prima quando a un certo punto si è interrotta la connessione Giuseppina. Vediamo se ce n'era. Poi ce n'era una che ho visto anche un altro partecipante, in realtà gli ha mandato la risposta perché c'era una domanda un po' articolata, poi ho visto che le ha risposto anche in chat la dottoressa Cirilli della Regione Toscana. Come si concilia, qui chiedeva il PAUR, con la successiva presentazione di un eventuale titolo edilizio abilitativo, permesso di costruire SCIA, necessario a definire in maniera dettagliata il progetto proposto? Nello specifico, è opportuno, se non necessario, presentare un titolo edilizio dopo l'istanza di PAUR regionale all'ente locale comune, al fine della verifica non solo degli adempimenti, ma anche del contributo di costruzione, nonché della definizione degli elementi di dettaglio del progetto di natura, ad esempio, edilizia costruttiva. E in caso di varianti al progetto approvato con il PAUR, è a maggior ragione necessario presentare la relativa documentazione all'ente locale interessato, comune, per la relativa approvazione delle varianti. Di tali varianti deve essere messa a conoscenza la regione, sia se riguardino la parte ambientale che quella edilizia costruttiva del progetto. Allora, intanto c'è un problema di fondo, cioè la norma ci dice che il PAUR comprende il provvedimento di VIA e tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del medesimo progetto, per cui io non posso. Cioè, parlare di un PAUR prima e poi un permesso di costruire dopo c'è già qualcosa che non torna, perché vuol dire che io ho gestito questo PAUR in maniera incompleta, cioè l'ho autorizzato senza una parte fondamentale. Per cui anche il fatto che, certo, e poi anche questa è una domanda che ritorna, che normalmente per l'espletamento della VIA non sia necessario un progetto di carattere esecutivo, mentre per l'acquisizione delle autorizzazioni connesse, come il permesso di costruire, la sismica e via discorrendo, sia necessario un livello di progettazione di maggiore dettaglio. Però lì è il legislatore che nel momento in cui me le ha messe insieme in un unico procedimento da autorizzare con un provvedimento autorizzatorio unico, contemporaneamente mi ha detto devono avere ovviamente il livello di progettuale necessario per ottenere i titoli abilitativi che sono necessari. Per cui se per la VIA io potrei avere un progetto di minor dettaglio, dovendo acquisire contemporaneamente anche il permesso di costruire gli altri titoli abilitativi, devo spingere il livello di dettaglio progettuale ad un livello evidentemente maggiore. Poi questo potrebbe anche essere gestito in maniera sequenziale all'interno del procedimento, magari superando la prima fase delle consultazioni con un progetto un pochino più generico per poi arrivare a dettagliarlo successivamente, però comunque si deve concludere con un provvedimento che l'autorizza a 360 gradi. E poi se ci sono anche altri aspetti come il pagamento del contributo di costruzione, anche quelli vanno ovviamente lì sarà il comune che partecipando alla conferenza di servizi indetta dall'autorità competente evidenzierà e detterà tutte le prescrizioni necessarie per il rilascio chiaramente del provvedimento.
E poi vedo un'altra domanda, sì, sul fatto che alcune tipologie di atti di senso richiedono un livello di progettazione esecutivo. Ho già risposto. È possibile indire la conferenza dei servizi di un procedimento SUAP che interessa anche il procedimento di valutazione ambientale? Qui io lo vedo al contrario, cioè non può essere il SUAP che assorbe la VIA, è Esatto. l'autorità competente in materia di VIA che fa da SUAP qui Esatto. sostanzialmente, cioè fa una conferenza di servizi dove racchiude tutti gli aspetti e svolge, oltre al ruolo di valutazione ambientale, anche quello che negli altri casi è il ruolo del SUAP sostanzialmente, no? Ma poi, se permetti, Massimo, volevo fare una considerazione. A parte l'esempio che abbiamo visto sulle ceramiche marine adesso, che dove addirittura la variante, il decreto di variante regionale era dentro il PAUR, quindi figurarsi se cioè la problematica dell'esecutività pertiene semplicemente a aspetti di regolamento edilizio, che sono comunque già precontemplati dal PAUR, perché il PAUR dà le condizioni ambientali. Cioè, è chiaro che il PAUR prevede, viene rilasciato sulla base di un SIA, di uno studio di impatto ambientale che ha tenuto conto di un quadro di riferimento programmatico, compreso il regolamento edilizio. Per cui è il serpente che si morde la coda. Cioè, se non si ha questa consapevolezza, è meglio non indirlo un PAUR. Quindi chi fa un PAUR deve tenere conto che il valutatore e lo sviluppatore, quando sviluppano i famosi tre quadri che non esistono più come esistevano per il DPCM, ma che comunque sono enucleati perfettamente negli allegati, anche agli studi di impatto ambientale, è ovvio che al di là della definizione e del dettaglio progettuale, io devo tenere conto di un quadro di riferimento programmatico, PRG, NTA e regolamento edilizio, che chiaramente camminano già all'interno del PAUR. Quindi non mi preoccuperei dei livelli, mi preoccuperei che lo studio e la valutazione abbia tenuto conto del richiamo pertinente dei quadri di Certo, chiaro. riferimento. E allora quello è un buon Va bene, PAUR. direi che abbiamo finito. Vedo uno bello zero sul timer. Sì, abbiamo avuto zero. Mi è dispiaciuto non poter finire gli altri esempi, però sono ben dettagliati nelle slide. Poi, se c'è bisogno, ci torniamo in qualsiasi altro momento su altre Grazie, tipologie grazie, di esempi. Noi grazie Massimo, siamo sempre grazie qua. Giuseppina. Con oggi terminiamo il nostro programma, la prima parte del nostro programma dalla sospensione alla ripresa. Ci saranno tantissime novità poi per settembre. Vi ricordo solamente che nei prossimi giorni riceverete l'invito per un webinar che si terrà il 21 di luglio in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che ci farà un esempio di come in questo periodo di Covid da un corso in presenza che è stato appunto, che era organizzato in presenza, sono riusciti in poche settimane a trasformare quegli obiettivi tipici di un corso in presenza in un corso online per a far aumentare le capacità di digitalizzazione della pubblica amministrazione in un momento così cruciale in cui appunto le nuove tecnologie sono così importanti. Allora, ringrazio ancora tutti voi per aver partecipato, grazie veramente e ci vediamo il 21 luglio e poi a settembre. Buon proseguimento a tutti! Grazie, arrivederci. Buon lavoro e buon proseguimento a tutti.